Benvenuti nel mondo dei cani! Questi due bambini birichini sono molto fortunati! Partecipano a un concorso! Mimi l'intelligente e l'adorabile Bobo! Chi riceverà il gran premio? I giudici sono confusi! Che scelta difficile! Ma Nicky ed Emily sono lì per vincere! Mimi o Bobo? Bobo o Mimi? Chi vincerà il titolo? Oh no, sembra che dovranno lottare per il trofeo! Ehi, cosa pensi di fare? Ops, dove sono le concorrenti? Eccole, ma ora hanno un aspetto diverso! Davvero inaspettato! La dolce Nicky con la sua Mimi e l'audace Emily con il suo Bobo! Vedremo chi vincerà! Wow, che colpo di scena! È il tempo perfetto per una passeggiata! Seguimi, Mimi! Siediti accanto a me! Sei così veloce e intelligente! Sei perfetta! Fa caldo, vero? Che ne dici di un dessert fresco? Ho sempre del gelato in più per la mia migliore amica! Goditelo, tesoro! Che bello! Niente può rovinare questa giornata! A meno che non ci siano... ladri di dolci! Nascondetevi, sono arrivati! Mimi sembra soddisfatta, ma arriva il sostituto. La proprietaria avrebbe dovuto stare allerta. Dov'è la mia Mimi? Che crimine orribile! Solo Emily avrebbe potuto farlo. Tu mi dai il gelato, io ti do il cagnolino, d'accordo? Attenta a questa ragazzaccia! Non ti lascerà mai in pace. Portare sempre il cane agli appuntamenti. Questa è la regola del dolce proprietario di un animaletto. Ti piace, Mimi? Sembra felice. Ecco l'uomo dei miei sogni. Questa è per te, Nicky. Che dolce! Grazie! Che razza di maleducato! E per Mimi? Mimi deve essere subito coccolata. Ora Mimi approva la scelta della padroncina. E questo è tutto ciò che conta. Altrimenti dovremmo interrompere l'appuntamento. L'opinione dell'animale è fondamentale. Anche il duro proprietario dell'animale ha un appuntamento. Ma non ci saranno regali. Sono troppo carini. E Bobo è qui, come al solito. Il fedele animale domestico deve fare la guardia a Emily. E questo tizio è sospetto. In effetti, è il terzo incomodo qui. Scotta! Vuoi un colpo di scena, amico? Una mossa ed è fatta! Ai! Mi ha fatto cadere il caffè! Il tuo cane è cattivo e stupido! Che cosa hai detto? Vattene da qui! L'appuntamento è rovinato! Non preoccuparti, Bobo! Non ti scambierei con nessun altro! A tavola, tutti quanti! È ora di pranzo! Le concorrenti hanno menù così diversi! Mimi è a dieta! L'animale domestico peloso dovrebbe mangiare solo le cose più sane. Vitamine! Renderanno il suo pelo bellissimo! E il piccolo Bobo va pazzo per gli hamburger! Quello che il simpatico padrone ama, l'animale mangia! Buon appetito, Bobo! Puoi avere tutto ciò che vuoi! Altra soda! I loro gusti sono così strani! Non farci caso, Mimi! Che schifo! Come fai a mangiarlo? Pizza e hamburger sono deliziosi! Ma il fast food ha delle conseguenze. Il cane ha ruttato! Bella questa, Bobo! Bravo! Un dolce animale domestico dovrebbe avere la sua ninna nanna. Pronto per la nanna, Bobo? Allora ascolta. Ma non a tutti piacerebbe una ninna nanna così forte. Ma Bobo la adora. È abituato al basso. Emily canterebbe tutta la notte per il suo amico peloso. I vicini non approvano questo concerto. Perfetto! Bobo si è addormentato in fretta. Spero che sogni gli ossi più gustosi. E la dolce proprietaria dell'animale domestico ha un diverso rituale per dormire. Aggiungi cose rosa e soffici e ora possiamo dormire. Oh, come potrei dimenticare? Devo mettere a letto Mimi. Vieni qui, piccola! Prendiamo una bella coperta morbida. Ti piace la tua ninna nanna, Mimi? Il miglior cagnolino dovrebbe poter dormire al meglio. E non dimenticare il ciuccio! Sei così dolce!
Anche i cani vanno nei saloni di bellezza. Benvenute! Hi. La migliore toelettatrice della città è al vostro servizio. Che bel cane! Giù le mani! Non ci piace essere accarezzati. Va bene, come vuoi. Rendiamoti ancora più bella. Devo spazzolare il tuo pelo. Che cucciola obbediente! Che ne dici di un bel taglio di peli? Elastici? Mollette? Oh no, il ragazzaccio ha bisogno di uno stile speciale. Facciamo i riccioli? Assolutamente no! Bobo non è un tipo affascinante. E la trasformazione di Mimi è in pieno svolgimento. Abbi pazienza, tesoro. La bellezza fa male. La tosta proprietaria ha un'idea. Capelli rossi? Un mohawk? Audace e duro. Riconosceresti Bobo da lontano, proprio come la sua proprietaria. Anche Nicky ha apprezzato l'idea. Ma non puoi aspettarti nulla di buono dal cattivo proprietario. Gli animali domestici conquisteranno il mondo con la loro bellezza. Mimi ama molto l'acqua. Riceverà un trattamento termale di prima classe. Ti piace, Mimi? Stiamo per lavare la tua morbida pelliccia. La regina della bellezza deve avere un buon odore. Ecco perché c'è tanta schiuma profumata. Fatto! Vieni qui, tesoro. Ti terrò al caldo. Ecco il tuo asciugamano preferito. Guarda com'è carino. Ha le orecchie. Bel cucciolotto. E il duro proprietario dell'animale combatte il disordine. Una battaglia che perde sempre. Dov'è la mia gonna preferita? Credo che Bobo l'abbia trovata. Sei proprio un bravo ragazzo. Solo che ha una brutta abitudine. Masticare le cose. Bobo, di nuovo! Come posso indossare quella gonna ora? Ma i vestiti con i buchi sono super trendy. Bel lavoro, Bobo! Cosa ne pensi, tesoro? Penso che ora sia ancora meglio. Sei il mio stilista preferito. Vado alla festa, Bobo. Tu fai il bravo. Nicky e Mimi amano tanto l'aria aperta. Aspetta. Cosa? Povera Mimi! Devi esserti surriscaldata. Qualsiasi cosa per la mia Mimi. Prendi il mio cappello, tesoro. Beh, ovviamente non è della tua taglia. Oh, idea! Ecco il tuo cappellino. Mettiamolo e allacciamolo. Ora Mimi può godersi il sole. Ti adoro, piccola. E per la coppia tosta è la serata partita. Dai, segna! Mancato! Bobo, guardali! E se la nostra squadra perdesse perché non ci sono abbastanza tifosi? Bobo, non c'è tempo per spiegare. C'è qualcosa che dobbiamo fare. Tu sarai la mascotte. Ora la nostra squadra preferita non perderà. Andiamo! Dobbiamo vincere! E la dolce proprietaria ha di meglio da fare. Sta facendo una lista dei desideri. Ci siamo! Devo ritagliare tutti i miei desideri da queste riviste. E quando la proprietaria è occupata, l'animale domestico può divertirsi a modo suo. Mimi, non fare la cattiva. Oh, è adorabile! È il cuoricino di cui avevo bisogno. Sei il cane più intelligente del mondo. Una normale passeggiata con il proprio amico può trasformarsi in disastro. Pronto? Ti sento! La cattiva proprietaria è occupata a parlare al telefono e non si accorge che Bobo è in pericolo! Potremmo ottenere un enorme riscatto! Oh no! Bobo! Dove sei? Devo trovare subito il mio amico! Ho capito! C'è un crimine in corso! Beh, ti darò una lezione! Il rapitore non può essere andato lontano e avrà quello che si merita. Requisito per danni morali. Impara a non rapire cuccioli innocenti. Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Scrivi qui sotto quale animale domestico merita il primo premio. Il duro Bobo o la simpatica Mimi? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Non perdere altri sketch divertenti sugli animali domestici su TrumTrum Select.